con grande soddisfazione che oggi su tutti i le pagine dei giornali si legge della trattativa. Prima erano pochissimi che parlavano di trattativa, oggi sono pochissimi quelli che non parlano di trattativa. Quindi vedete come poche persone, una persona e soprattutto tantissimi giovani, ancora una volta, le pagine migliori le scrivono sempre i giovani, perché i giovani guardano oltre e intuiscono e capiscono prima. Per chiudere voglio anche salutare, sta per arrivare il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, e salutare anche il procuratore Nino Di Matteo, che credo siamo collegati, se mi confermate, penso di sì, non ancora, vabbè, ma lo saluterò dopo direttamente, c'è un collegamento per la presentazione del libro del procuratore Nino Di Matteo, da sindaco di Napoli, da ex magistrato e da cittadino di questo paese, oggi io mi schiero a pancia a terra con quei magistrati, non con tutti i magistrati, attenzione, con quei magistrati che oggi stanno cercando ostinatamente la verità sulle strade. Ci dobbiamo schierare tutti, il paese tutto, quello vero, si deve schierare con Salvatore e con quei magistrati che cercano la verità. Saluto il cittadino napoletano, Salvatore Borsellino. Anche da pezzi dello Stato deviato, ma non importa, erano persone che avevano giurato la loro fedeltà allo Stato come Paolo e che questo giuramento hanno mantenuto fino alla fine, anche quando sapeva che c'erano pezzi dello Stato che in qualche maniera tramavano contro di lui, tramavano contro Paolo, che avevano intavolato con quello che era il nemico dello Stato, avevano intavolato una scellerata, una infame trattativa che nel momento in cui fu resa nota a Paolo, Paolo deve sicuramente aver reagito in maniera così violenta, così assoluta, tanto ritengo da minacciare di svelare l'opinione pubblica, che a questo punto non esisteva che una possibilità, eliminarlo ed eliminarlo in fretta, ed è quello che è stato fatto. Però vedete, Paolo non è morto con la disperazione nel cuore, Paolo è morto con la speranza nel cuore. È morto con la speranza nel cuore. Paolo nell'ultimo giorno della sua vita, quando sa che è arrivato a Palermo il carico di esplosivo che servirà per ucciderlo, scrive una lettera indirizzata a dei giovani, come quei giovani che oggi alzano questa generale rossa insieme a me, e scrive frasi come questa: sono ottimista. Voi pensate, un uomo che nell'ultimo giorno della sua vita scrive sono ottimista, che cosa significano queste parole? Sono ottimista. E poi lo dice, sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni nei 40 anni. Anche questo, pensate, Paolo che si accusa di indifferenza, Paolo un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata, alla lotta per lo Stato, eppure si accusa di indifferenza, e lo fa soltanto perché fino a 40 anni lui si era occupato di giustizia civile, non di giustizia penale.